parlare di chirurgia protesica significa sostituire le articolazioni ammalate, ammalate che per vari motivi, ammalate per problemi artrosici, artropatie degenerative, ma anche patologie post-traumatiche. La chirurgia protesica dell'anca implica la sostituzione del femore e la sostituzione anche del cotile, la parte del bacino. Il ripristino di un'articolazione artificiale consente di riacquistare una completa motilità dell'arto leso. Noi in Abelluno seguiamo, io sono qui da oramai 7 anni e mi occupo per tradizione, perché anche i miei predecessori si sono sempre distinti per l'attività della chirurgia protesica dell'anca. Vanto la possibilità di gestire un gruppo affiatato in cui compaiono, e credo che sia una delle poche realtà in Veneto, 4 collaboratori under 40. Questo è un valore aggiunto e che mi fa ben sperare per il futuro della nostra specialità. Noi ci occupiamo di chirurgia protesica a 360 gradi, anche se la nostra tipizzazione peculiare è quella proprio della chirurgia protesica dell'anca. Riusciamo a fare interventi per accessi posteriori, anteriori, laterali, quindi non denigriamo le varie opportunità che la tecnologia ci mette a disposizione, come anche l'utilizzo di svariati impianti protesici che ci consentono di creare una tailor-made protesi, cioè una protesi fatta su misura, un taglio sartoriale che fa in modo di determinare la protesi più idonea per il singolo paziente. A San Martino di Belluno siamo inseriti in uno sviluppo aziendale e quindi possiamo anche vantare l'esperienza di colleghi nelle altre sedi, in particolare di Feltre e di Agordo, che si tipizzano per altre specificità, in particolare la spalla e il ginocchio rispettivamente, ottimizzando anche quelle che sono le risorse del territorio, anche nel contenimento e nell'implementazione dei trattamenti. Noi siamo ovviamente a servizio dei nostri malati, in particolare dei malati della nostra provincia, anche se risultiamo attrattivi per le province limitrofe, ma anche all'esterno della regione. L'importanza dello sviluppo che noi abbiamo raggiunto è confermata anche dalla opportunità che offriamo ai nostri giovani colleghi di venire a maturare la loro esperienza qui, sia nella fase di formazione, c'è una collaborazione con l'Università di Verona che invia a noi gli specializzandi, ma anche siamo attrattivi nei confronti dei nostri nuovi colleghi che scelgono Belluno come sede di lavoro definitivo. In particolare mi vanto di essere una delle poche realtà a non avere problemi di personale e in particolare di avere all'interno del mio staff 4 ortopedici under 40. Questa è una garanzia per il futuro dell'attività e di continuità della nostra unità operativa.